Ciao ragazzi, Maestro Fantini, la Tosa Escrima Italia. Vi do il benvenuto a un nuovo video e mi è stato chiesto di rifare vedere qualcosa con il Powerball per rinforzare il polso, l'avambraccio, il gomito e tutti quelli che sono i movimenti di impatto che il nostro braccio, la nostra mano subisce su un colpo diretto con un bastone su un bastone, si generano praticamente delle vibrazioni che potrebbero far aprire la mano di colpo e perdere il coltello, il kubotan, il bastone, la mazza a due mani, il bastone a due mani, qualunque oggetto noi teniamo in mano, tipo questo kubotan. Io tiro un colpo, le vibrazioni mi fanno praticamente aprire all'improvviso la mano e il mio oggetto da difesa mi cade per terra. Allora, come detto, io uso un Powerball. A questo Powerball ho aggiunto un'impugnatura, vedete? L'impugnatura ha lo stesso diametro del mio bastone, che varia da 22 a 30 mm. Ok? Allora io carico la mia Powerball, la lascio andare e incomincio praticamente a muovere il polso in tutte le direzioni per generare una forza centrifuga che all'interno di questa Powerball mi aumenta la difficoltà di mantenere questo attrezzo diabolico. Io vorrei tanto conoscere chi è che l'ha inventato, in modo da ringraziarlo perché veramente questo attrezzo genera una forza centrifuga da riuscire veramente, voi non lo potete sentire, lo potete solo vedere, ok? Che è per me veramente difficile perché questa è una seconda palla e se riuscite veramente bene a muovere genera una forza che voi non immaginate, ok? Poi potete cambiare potete muoverlo con due mani, potete muoverlo al contrario, potete muoverlo come nella Tosa Escrima, ok? Potete muoverlo per generare dei colpi e avere praticamente tutta una serie di esercizi che veramente, ragazzi, è impressionante quello che fa questa cosa. Non è una televendita, è un consiglio che io do ai ragazzi per avere un attrezzo di allenamento che potete fare davanti alla televisione o anche nel tempo libero, non so, mentre studiate, è anche un ottimo antistress. Il secondo tool che vi presento è fatto in casa, ok? Sono due pesetti da 1 kg e il vostro stick e generate praticamente una forza centrifuga per mantenere il vostro bastone in linea, ok? La stessa cosa la fate qua. Poi, da stile a stile, potete cambiare il modo di tirare o di eseguire le linee di attacco. Se il vostro stile è più tirato con colpi lineari sull'asterisco, dal sotto, ok? In figura 8 o da sopra, ok? Dalla figura 8 o dal banda i banda, ok? O dal vertical diagonal, ok? Potete creare 100 esercizi di questo genere e anche lì sentirete il braccio che diventa stanco. Più diventa stanco il braccio, più lento dovete fare il movimento. Ok? Stancate il braccio, portatelo praticamente a stanchezza e poi stringete forte e fate il movimento lento. Questo aiuta molto. Poi noi siamo
dei ricercatori su quello che riguarda le attrezzature d'allenamento e ringrazio molto Maurizio di Roma che pratica karate, che mi ha praticamente su Facebook all'epoca segnalato questi pesetti speciali, che sono questi, vedete? Hanno l'impugnatura come se fosse un coltello o un macete, sono praticamente hanno le fossette per le dita e questo è fantastico, è più un tirapugni che un peso, ok? E anche qui noi usiamo quello che è la nostra macina, ok? Per allenare a tirare per il cadena. Ok? Sono più belli di pesetti normali, ma potete anche usare quelli che trovate in commercio. Ragazzi, questo video è molto corto. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci state dando. Il canale sta crescendo lento ma pulito e condividete i video, non sempre l'ultimo, magari andate a vedere anche i video più vecchi, sono sempre anche interessanti a vedere l'evoluzione di quello che è il lato esgrima negli anni. Io vi condivido anche i video direttamente del canale del mio maestro René e se avete qualcosa da aggiungere, aggiungetelo, se avete qualcosa da dire, ditelo. Se volete sparare quattro cazzate nei commenti, sparatele, tanto sappiamo bene chi fa un commento intelligente e chi invece spara minchiate a destra e a sinistra. Domani sarà un altro giorno e per oggi vi saluto. Maramin Salamat Po, Master Fantini, Lato Esgrima Italia. Ciao ragazzi.